Bella ragazzi, io sono Flayn e bentornati. Siamo qui oggi ragazzi di nuovo su Minecraft con la Royal Survival. Ragazzi, con il quinto episodio. Lo scorso ragazzi mi è piaciuto un casino. Siamo andati in miniera a fare un po' di terrorismo ragazzi. Siamo andati a sfulminare tutti i mob. Abbiamo fatto la grigliata fritta con i fulmini, con le genere, abbiamo cotto col fornello a microonde nei panni dello stregone elettrico ragazzi. Siamo destreggiati a fulminare un po' tutti, ma soprattutto siamo andati alla caccia ragazzi del minatore di Clash Royale. Perché come sapete è in ballo questa piccone challenge da circa 6 mesi, cosa che purtroppo non siamo ancora riusciti a fare. E vi ho chiesto ragazzi cosa vi sarebbe piaciuto vedere in questo episodio, ovvero un'esplorazione più approfondita della miniera, oppure che fossimo andati ad esplorare l'isola fluttuante ragazzi, quell'isola dove insomma scende giù l'acqua, e di pochissimo ho vinto l'isola fluttuante. Quindi ragazzuoli, non solo ne andremo all'isola fluttuante, ci salveremo anche il waypoint, ma torneremo indietro ragazzi di notte a piedi. Questo vuol dire che avremo l'intera foresta, c'è un bosco davanti immenso, verremo aggrediti male ragazzi da stupratori, non lo so, violentatori di capre seriali. Torneremo a piedi ragazzi, appunto, metteremo a rischio questa fottuta serie, ma tanto ragazzi siamo dei maghi, non ce ne frega un cazzo. Fulmineremo, bruceremo tutti ragazzi. Purtroppo insomma, come abbiamo potuto vedere, non è come la mod delle armi che insomma raga bastavano due pistole, uno shotgun per distruggere qualsiasi cosa. Con le spells fa veramente molta più fatica. E dato ragazzi che questo potrebbe essere l'ultimo episodio di questa epica serie, io invito a lasciarmi un bel mi piace ragazzuoli. Proviamo a superare i 6.000 mi piace ragazzi. Come al solito vi ripeto che a 6.000 mi piace farò un episodio dove mi farò un turbante di carta igienica, farò un intero episodio con quello. Vabbè che io già la mia dignità l'ho persa, però insomma le probabilità, la bussola per ritrovare la mia dignità andrebbe nel culo di un asino. Quindi ecco, diciamo che sarebbe diciamo il colpo di grazia. E una volta fatto ciò ragazzi, commentatemi qua sotto con scritto morbido. E ma basta cagate, cominciamo subito. Allora, l'isola fluttuante dovrebbe essere là in fondo, che adesso qua non vediamo perché mi sta facendo insomma un rendering abbastanza lento. Dobbiamo riuscire innanzitutto a non morire piano. Ok, lì, perfetto. Ok, no ragazzi, seriamente, io proprio alla mia vita ci voglio veramente veramente poco bene. Ragazzi, innanzitutto dovremmo fare un giro nel grano, perché non c'è episodio che non inizi nel grano. A few moments later. Ma basta, ci ha bloccati un'altra volta, porca troia, basta. Non si stacca più, ti prego staccati raga, non viene più via. Seminiamo tutto il grano raga, dovrei aggiustare porto ma non c'ho tempo ragazzi. Adesso voglio andare. Il rumore è molestissimo qua dietro, sembra che ci stanno solo dei porci mannari. Depotiamo il granos ragazzi nell'os magazzinos. Ragazzi scrivetemi qua sotto come si scrive magazzino in spagnolo. Innanzitutto andiamo a dare un occhio ai vitelli, alle mucche, ai polli, ai porci. È mia madre. Guardiamo innanzitutto ragazzi come si è tornato il signor porco a importunare i polli. Dopodiché ragazzi potremmo cominciare a incamminarci verso insomma l'isola volante, quella là in fondo ragazzi. Signor porco, ho detto che lei deve andare a fare in culo. Adesso ragazzi diamo tante di quelle sganassate. Ammazza stronzo, ammazza lo stronzo, ammazza. Perché si va a intanare là sotto? Non vi spaccate il culo a fare tutte queste uova, porca vacca. Capisco insomma le uova dei polli normali, queste uova sono più grandi di voi. Il rambo delle uova ragazzi è tornato. Dai signor porco, lo smette, vaffanculo. Ok raga, io lo so che non devo spammare, ma è più forte di me. E innanzitutto un occhio che non ci sia nessun mob da questa parte. Qui non c'è niente, ok. Eccola là in fondo ragazzi, la nostra fighissima isola fluttuante. Negus, ci andremo incontro ragazzi, speriamo insomma di non essere aggrediti male. Ma il peggio ragazzi sarà quando torneremo indietro, perché come vi ho detto torneremo di notte, quindi potrebbe essere molto probabilmente ragazzi l'ultimo e fottuto episodio. One eternity later. Raga, ci ho ripensato, facciamo una cosa, aspettiamo che venga giorno, perché se devo andare là anche di notte, cioè com'è ragazzi quanto infilarsi una ciabatta nel culo. Beccare i buchi in questo gioco ragazzi è quasi impossibile. Ragazzuoli, dunque allora mi devo grattare il naso, ma prima raga voglio andare a letto. Dunque ragazzuoli, adesso andiamo a dormire. Dopodiché ci saremo il waypoint a casa ragazzi, che dovessimo perderci possiamo tornare tranquillamente indietro. Voilà. Dopodiché ragazzuoli, diretti diretti a nanna. Six and a half hours later. Buongiorno mondo, eccomi qui. Sembra che i porci ragazzi vengono in meno. Ma basta così ragazzi, cominciamo subito la nostra avventura. Per chi si chiedesse cosa sono sti crateri, sono stati due creeper che mi sono scoperti addosso uno poi l'altro. Non sono morto, non so grazie a cosa. Andiamo in mezzo al bosco ragazzuoli, potevamo insomma andare a caccia di funghi, madonna santa. No, la stagione dei porcini in teoria dovrebbe essere finita adesso ragazzi, non lo so, però ci sarebbe uscita madonna santa una sfungaiolata con i fiocchi, con le shaders è veramente stupendo, cioè l'acqua è totalmente irriconoscibile. No, ragazzi, è veramente bellissimo, un posto veramente fighissimo questo. Ragazzuoli, dunque dobbiamo attraversare il monte senza insomma Bigfoot o Yeti che cercano di ingropparci male. Saliamo tutta la montagna, peggio dei caproni, voilà. Ok, perfetto, così, benissimo. Raga, quanto cazzo è bello con le shader. Cosa stupendo, ragazzuoli. Questo cos'è, il promontorio della... Passata. Andiamo sopra il promontorio. Andiamo sopra promontorio. Andiamo promontorio. Promontorio, andiamo noi promontorio. Ok, non so ragazzi anche perché mi venga su, insomma, la vena di madre Russia. Non sono russo, non russo neanche quando dormo, quindi figuriamoci. Ma raga, bellissimo, ragazzi, è veramente bellissimo. Questo posto è veramente stupendo, ci saremo il waypoint anche qua, lo so. Potremmo trovare un nome abbastanza bello. Posto bello, ragazzi, cioè, dite voi se c'è un
nome più bello di questo. Adesso ragazzi andiamo verso l'isola fluttuante. La facciamo un pochino più grandicella, ragazzi, devo dire la verità. È una figata. Ditemi un attimo, ragazzi, volete che nel prossimo episodio ci facciamo una sorta di base interna, qualcosa del genere. Andiamo sopra, ragazzi, non ci serve neanche la scala. Speriamo non ci venga addosso qualche salmone che cerca di salire la corrente. Ok, ci siamo, fratello, ci siamo verso. Bravissimo, ok. Ok, ragazzuoli, guardate che figata. Ragazzi, è bellissimo, è assolutamente bellissimo. Anche quella montagna, ragazzi, dobbiamo scalarla assolutamente. E giù, ok, così, senza affogare. Insomma, che come ho già detto, morire al giorno d'oggi è conveniente quanto infilarsi un tono nell'ano. Ragazzuoli, io direi che sia arrivato il momento di andare a scalare quella montagna là in fondo. Senza crepare. Puttana troia. Oh, ma che sono sti rumori? Ma bronchinolo sciroppo, non lo so. Parola di Roberto Carlino. Buongiorno, signor idiota. Oddio mio, i zombie sono insorti. La smetta, signor zombie, basta. Per favore, non venga a rompere le palle. Io non vengo a casa sua a fare sti rumori. Non vengo a fare i gargarismi, insomma. Oh, la gente al giorno d'oggi, non so, ragiona col culo. Ma qua dovrebbe esserci la sua caverna, molto probabilmente. Sì. Buongiorno, signora caverna. Non ci tengo a esplorarla, raga. Quasi quasi potremmo farci un buco sopra poi con le fireball. No, raga, seriamente, cioè, se cominciassimo a tirare delle fireball a ignoranza qua, potremmo tranquillamente entrare nella grotta di sotto. No ragazzi, veramente, qua facciamo invidia ai peggio caproni di montagna. Ragazzi, è una visuale che è stupenda, madonna santa, il sogno della vita è tirare delle fireball così a ignoranza. Saltiamo il crepaccio. E veramente, no raga, qua voglio anche i caproni di montagna 90. Saliamo ancora un po', raga, tra poco troveremo i San Bernardo con la grappa. Voglio la grappa, voglio ubriacarmi, voglio scalare ubriaco. Siamo sopra, ragazzi, siamo sopra. E guardate che fottuta vista abbiamo da qui in cima. Volevo vedere se c'era qualche villaggio, ma... Ok, adesso aspettiamo che venga notte. Dopodiché torneremo indietro con il buio. Six and a half hours later. Raga, sta calando la notte, ragazzi, sta calando la notte. Bravo, mangia il porco che ti rinvigorisce un po'. Ragazzi, cala il buio e mo so cazzo. Ragazzuoli, la notte sta venendo. Ragazzi, la notte sta arrivando, l'inverno sta arrivando. Base, prego. Che non c'entra principalmente un cazzo, ragazzi, però faceva figo dirlo. Saliamo il posto, ragazzi, con il monte del kebab. Speriamo un attimo la zona perché io sento dei rumori molesti, ma non vedo nessuno e non vorrei finirci di merda. Là c'è un Enderman, buongiorno signor Enderman. Lei è proprio molto, molto poco, poco bello. Ma veramente poco, fa veramente cagare, devo dire la verità. Dunque, ragazzi, dunque. Là in fondo abbiamo un Lost Creepers. E poi degli scheletri, perché ho così tanta poca voglia di fare questo. Togliamoci tutto, ragazzi, perché Minecraft non è un gioco stupido. Ma avete detto che i fulmini, insomma, sono attirati dal ferro. Vabbè, che poi vengo fulminato lo stesso, comunque. Ragazzi, partiamo, andiamo, ragazzi, andiamo, è giunta. Ok, non ammazzarti così. Adesso prenderemo un sacco di legnate. Ammazzalo. Tira giù la fireball. Ok, no, no, non il creeper. Non il creeper. Vattene via, puttana mignotta. Quanto mi ha tolto. Allora, ho sentito due esplosioni. Mangia subito qualcosa. Mangia subito qualcosa. Mangia. No, raga, non vuole mangiare mai. Mangia il maiale. Non lo vuole mangiare, raga. Mangiamo con la bistecca. Allora, ho sentito due esplosioni enormi, ragazzi. Una è stata la fireball, l'altra è stato il creeper. Madonna santa. Però ho fatto il buco più grande. Anche il creeper non scherza, raga. Lo scheletro è sparito. Probabilmente sarà morto. Andiamo a dare un occhio in cima, ragazzi, a vedere se c'è qualche mob. Dobbiamo trovare un punto strategico alto, cercare una strada per tornare con meno danni possibili. Qua, ragazzi, non vedo nessun mob attorno, non c'è niente. Ok, là in fondo abbiamo la nostra base. Esploriamo qua sotto, dunque, vediamo se c'è qualche mob. Piano, adagio. Cosa qua dietro? No, non c'è nulla. Quasi non c'è niente, non vedo Enderman. Il fiume è un po' pieno di gente. Ragazzi, mi è venuta in mente un'idea fighissima. Potremmo giocarci la serie, ma se ce la faccio mi taglio veramente un sacco di strada. Abbiamo qualche blocco qua. Ok, ancora così, perfetto, bene. Rimettiamo le torce perché altrimenti di sto passo non vedo un cazzo. Poi dunque, ragazzuoli, vediamo un attimo se c'è qualcosa qua sotto. Dunque, sì, ragazzi, il fiume è pieno. Ragazzi, il fiume è fottutamente pieno di mob. Se ci lanciamo giù, ci ammazziamo. Giù con una zappa, ragazzi, vediamo se riusciamo a ammazzarlo. Uccidilo. Ok, sembra sparito, ragazzi, perfetto, direi che la zappa abbia colpito, va bene. Ok, diamo un'occhiata di qua se c'è qualcosa, raga, perché io non è che vedo un granché, devo dire la verità. Anzi, se devo essere sincero, non vedo veramente un cazzo. E raga, cominciamo a fare la cosa pericolosa, ragazzi, facciamoci la passerella. Perché la mia idea era quella di buttarmi dentro il torrente, non so neanche quanto cazzo sia alto. Cioè, il rischio di morire è fottutamente altissimo, ragazzuoli. Adesso lo facciamo lo stesso perché noi siamo H. Se ce la faccio, raga, voglio almeno... Via, sta torsa, da cazzo. Ragazzi, ce la faccio, voglio almeno 7000 mi piace per questa epica proata. Là cosa c'è, un altro zombolo. Andiamo con la zap, vai così. Boom, te. No, niente, missato. Stavolta lo prendiamo, sì. Ok, arso lo zombolo. Ragazzi, adesso andiamo avanti ancora un po'. Un altro lo mettiamo qua e un altro lo mettiamo qua. Raga, direi che ormai ci siamo. Dovremmo esserci, là in fondo ce ne sono altri, sì, puttana troia. Dovremmo tirare giù anche qualche fulmine o qualche fireball. Potremmo partire, ragazzi, con una fireball quasi quasi. Andiamo con la fireball. Con la fireball dovrebbero morire. Morite. Eccola lì, madonna. Con le shaders, ragazzi, viene stranissima. Ok. No, non sono morti, ragazzi, sono ancora lì. Adesso, ragazzi, devo andare con la fulmine. Friggili tutti, giù con la fulmine e ammazzali tutti. Bam, perfetto. Giù, come se non ci fosse un domani. Ancora con un'altra fulmine. E, ragazzi, dovrebbero
morire tutti con questa. Perfetto, ragazzi, perfetto. Tutti fottutamente morti. E adesso è giunto il momento di lanciarci di sotto. Ragazzi, sono pronto per concludere la serie. Ragazzi, sono pronto alla conclusione di questa fottuta serie. Non è morto, vaffanculo. Vaffanculo che provato abbiamo fatto, raga. Puttana mignotta. Via, veloce. Veloce. No, raga, seriamente. Cioè, provate del secolo in hardcore, assolutamente. Lì in fondo abbiamo un creeper, ma non me ne frega un cazzo. Via, veloce, veloce, dobbiamo tornare, ragazzi, senza fermarci. Senza fermarci, tutto di corsa. Salve, signor Ragno, lei ha mai detto che c'è la madre vacca? No, questo qua è il momento. Madonna santa, ragazzi, sento dei rumori dietro che porca mignotta. Manco i vecchi allo spizzo quando bevono la minestrina, qualcosa del genere. Ragazzi, siamo quasi arrivati, ragazzi, siamo quasi arrivati. Abbiamo ancora un po', abbiamo ancora un po'. Quindi attenzione, ragazzi, tutti non potrebbero. Che cazzo, sti versi, porca mignotta. Ammazzali tutti ancora con un altro fulmine. Madonna, ragazzi, ci sta inseguendo il mondo. Ci sta inseguendo il mondo, corri veloce, non ti voltare. Non ti voltare, veloce, mangia, mangia, ragazzi. Ci colpisce un'altra volta, siamo fottuti. Non mettere torce, ragazzi, siamo uno spammo per le torce. Via che c'è un creeper, lì c'è un enderman, ragazzi. Che brutta situazione, che situazione di merda. Stiamo facendo un miracolo, ragazzi, stiamo tornando indietro senza che il pare stiamo facendo un miracolo. Dopo insomma il salto. Salve, signor Zombo, sa che non mi piace neanche un po'. Veloce, veloce, ragazzi, sento dei rumori troppo brutti. Siamo tipo 3 o 4 ragni dietro, ma non so dove cazzo è la botola. Dov'è la botola? Veloce, veloce, non fermarti. Non fermarti, veloce. Vaffanculo, entra dentro, veloce, 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 chiudi tutto. Ragazzi, penso sia il best episodio rischiato nella vita di questa serie. Ragazzuoli, cosa cazzo abbiamo fatto? Abbiamo fatto un salto, non so quanti cazzo di metri, ragazzi, precisi dentro l'acqua. Galileo a 90 in questo caso. Abbiamo dribblato tutti i mob e qua a 90, ragazzi, ci mettiamo. Non lo so, ragazzi, penso che il più grande dribblatore della storia sia il divino Jonathan, quindi metteremo a 90 lui quest'oggi. Ma soprattutto, ragazzi, siamo vivi. Ragazzi, e qua voglio il like, se non l'avete ancora fatto, ragazzi, voglio il like perché abbiamo fatto l'impossibile. Sta venendo giorno, ragazzi, perché li sento morire troppo male. Va bene, ok, aspettiamo che muoiano così proprio lì. Ragazzi, momento di relax mentre tutti muoiono. Aspettiamo poi, ragazzi, andiamo a depredare i cadaveri. Siamo proprio le carogne, ragazzi. Carnazza dello zombie, perfetto. Spero non sia rimasto qualcosa che m'ammazzo, mi fa un brutto scherzo. No, non c'è nessuno, ragazzi, lì c'è solo un pollo che sia Willy. Non lo so, ragazzi, questo non potremo mai saperlo. Madonna, ragazzi, non sapete quanto diavolo sono contento di essere qua dentro. Ragazzi, si conclude qui questo episodio, il migliore di sempre. Abbiamo rischiato la serie, ragazzi, salto nel vuoto. Non solo siamo tornati indietro vivi, abbiamo fatto, ragazzi, anche il salto. Cioè, qua Ezio Auditore si sposta. Io, ragazzi, spero comunque che questo video vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto, dovete lasciarmi un mi piace e un commento, ragazzi. Iscrivetevi al canale. Se volete, trovate Facebook o Instagram in descrizione nei commenti, come al solito, ragazzi. E che dire, qui da Flame, dal nostro maghetto, ragazzi, ditemi se nel prossimo episodio vi piacerebbe vedere, insomma, non so, crearci una base dentro al coso, là, la cosa che vola con l'acqua attaccato lì. Oppure se volete, ragazzi, che andiamo ancora più in basso nella fottuta miniera. Questo non sarà l'unico video del giorno, ragazzi, vi ricordo che alle 19 uscirà un video di Next, quindi, ragazzi, non perdetevelo. E che dire, ragazzi, qui da Flame è tutto. Bella rega! Mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.